Pascia per me, per noi da Calmotesi, è come una ricorrenza familiare, un privilegio e una responsabilità. Ringrazio Felice per il gradito invito a condividere un pensiero per il centenario, una ricorrenza particolare come tutte le ricorrenze del resto. Nel primo anniversario della morte, il critico Claude Ambroise disse che Chiace entrava nel purgatoire, dove i francesi giansenisticamente collocano i loro scrittori. Un periodo di tempo non breve di provvisoria dimenticanza. Il tempo di permanenza del purgatorio è variabile, ma non tutti ce la fanno a uscire a rivedere le stelle. Possiamo dire che Chiace ce l'abbia fatta. E prova ne sono i tanti segnali di attenzione alla sua opera, al personaggio, da parte dell'editoria, della stampa, del web. Anzi, per le ricorrenze si rischia l'opposto, di citarlo in maniera ripetitiva come un cliché, fino a renderlo uno stereotipo. Per allontanarmi da ogni stereotipo e non contribuire a renderlo, secondo l'immagine di Roland Barthes, una patata fritta, indurita, caramellata nell'olio della ritualità, parlerò di Chiace attraverso fatti e parole sue o di altri che potrebbero avere sviluppi nel futuro. Come si sa, Chiace ha donato la ricchissima corrispondenza alla fondazione che porta il suo nome e che ha voluto dare a Calmuto. Sin da subito però manifestò il rammarico che la fondazione non avesse una dotazione economica, cito, dotazione cui io non sono in grado di partecipare. Dopo il periodo delle vacche grasse, per ovviare alle difficoltà economiche sopraggiunte, nel 2007, in quanto membro pro tempore del consiglio di amministrazione, proposi che si pubblicassero le lettere destinando i proventi alla fondazione stessa per il proprio sostentamento. Quale migliore formula per rafforzare la volontà di Sciascia e il senso della sua donazione? Ciò non fu possibile, manco tentarlo, perché altri consiglieri dissero che era impraticabile. Qualche anno dopo, con mia sorpresa, ho trovato in libreria diversi volumi pubblicati con la corrispondenza di Sciascia con Mario La Cava, Vito La Terza, Vincenzo Consolo. Evidentemente è stato possibile poi quello che prima era stato ritenuto impraticabile. E mi auguro con le finalità auspicate in favore della fondazione, come penso avrebbe voluto lo stesso Sciascia. Ma non lo so, mi auguro di sì, anche perché tanto ancora ci sarebbe da pubblicare con corrispondenti del tenore di Pasolini, Calvino, Guttuso, Napolitano, Giancarlo Gerò. Per non dire che ancora altre lettere di Sciascia con svariati corrispondenti si potrebbero intercettare. E interessanti per altri aspetti, facendo venire fuori uno Sciascia veramente inedito, come quelle indirizzate all'amico di gioventù Gino Craparo, trasferitosi in America a New York negli anni 60. Caltanissetta, 9 febbraio 1960. Carissimo Gino, ci terrei a sapere le tue impressioni sul mio libretto, perché tu, da lontano, sei in grado di giudicare se c'è verità in quello che scrivo. Nella speranza di vederti presto, ti abbraccio, Leonardo Sciascia.